domenica e lunedì. Un faccia a faccia che definire scoppiettante è eufemistico. Simeone Di Cagno a Brescia e Michele Emiliano su Antenna Sud hanno dato vita ad un confronto acceso in vista del ballottaggio del 21 e 22 giugno. La sfida TV, moderata da Gianvito Cafaro, andrà in onda stasera alle 21 e alle 23. Tra i temi toccati dai due contendenti, quello del traffico, il commissariamento dell'autorità portuale e il problema dell'edilizia giudiziaria, un argomento che ha dato il via alle polemiche tra i due. Ogni volta o c'è l'attacco personale o c'è il fatto della speculazione, ma mi sembra proprio, sindaco, io temo nel momento in cui deve tornare a fare il giudice il lo dirà questo tra un attimo perché c'è la replica a sua disposizione, questo è pazzesco. Allora, dicevo quindi che dopo aver speso 10 milioni di euro per progettare il Palazzo di Giustizia a Libertà, il sindaco Simeone sostanzialmente poi ha interrotto tutto nel momento in cui un'azienda privata, tale Pizzarotti, gli ha fatto una proposta diversa. Io non ho il compito di fare il pubblico ministero e quindi a me interessa. Ma continua a farlo perché non è vero questo, ma non è nelle carte. Ricordo bene che è stato il sindaco di Bari, è stata una delle ragioni per le quali alla fine mi sono dovuto candidare, il fatto che lui... Beh, veramente le ragioni sono state ben diverse. Comunque, c'era una sorta di contrasto all'interno, dicevo, dell'apparato giudiziario, credo che permane anche tuttora. Credo che permane anche tuttora. Simeone, eravamo a Pizzarotti. Questo è solo un assalto di quello che i telespettatori di Antenna Sud potranno guardare in onda alle 21 e in replica alle 23 di stasera.